come si fa ad aprire a Milano? È una cosa difficile. Dici, la settimana a New York, mi fanno 10 anni. 10 anni, una vita, una vita dei trapezzini. Mamma mia, ti ricordi? 12 trapezzini ti sei bagnato in macchina, li devi portare sul passo, ti sei finito in macchina. Non ho portati a nessuno, ho mangiati tutti. Dovremmo essere più precisi a Milano? Non possiamo essere sempre noi stessi, no? Da romani. Portare l'umanità. Da romani. Giusto, un po' cacciatona, un po'. Però noi romani siamo laboriosi, dai. Claro. Dicono tanto, ma. Okay. Milano. Dai, 10 anni Milano. Niente, primo trapezzino che è ancora più venduto è quello della cacciatora, no? Però subito c'aveva la sensazione che poteva essere un nuovo hamburger, no? Nuovo hamburger. Perché c'ha dentro troppo sapore, troppa storia. Quando l'hai inventato pensavi a fare i clienti e a far soldi o a che cosa? La cucina volevo mettere dentro la pizza, però mi è scia dappertutto. È nato l'angolo perfetto. Volevo un po' far capire che significa il sapore vero di noi italiani, no? C'è questa ricchezza, però da una parte tiravola fuori il suo sapore. Allora ho detto, quale a Roma la pizza bianca è il testimone di tutto, c'è un filone di tutto, mettiamoci le polpette, senza paura proprio. E alla fine ha funzionato. Come si mangia? Un hamburger che se magari arriviamo al numero dell'hamburger solo in una città americana, comunque come lo alzi casca tutto, quindi bisogna solo volerlo fare. Abbiamo per esempio delle storie da lacrima quando arrivano a Ponte Miglio da Tiburtino con l'autobus, una coppia settantenne, dicendo che vengono tutte le settimane almeno una volta per continuare a mangiare le cose che la moglie prima gli cucinava in famiglia, ma che oggi fare la coda solo per il marito diventa troppo difficile cuocerlo. Allora, dietro sto muro, che c'è sta? Certo, è il primo locale. Il primo locale. 10 anni fa. E poi, qua siamo arrivati dopo, questa piccola estensione, no? E poi Ponte Miglio. Però prima di Ponte Miglio, dove mi hai portato? Prima di Ponte Miglio. A New York. In una settimana ho detto dobbiamo andare a vedere se il mondo piace. In una settimana siamo partiti per New York. 80.000 persone che passano sulla via dove abbiamo fatto questo evento, un mercato di food. È fierante. La prima notte contavamo quanti ne dovevamo preparare, quanta carne, quanta coda compriamo. 100 kg, quanti trapezzini fa? Allora una persona al minuto, ci mettiamo 3 minuti, un minuto. Ne avevamo fatto 2005. 2005. Che da ogni Madonna a mangiare trapezzini a Times Square. Quindi Ponte Miglio, abbiamo ristrutturato qua. Poi c'erano tutti i mercati centrali. Non mi ricordo, tanti eventi, tanto. Girussa, l'ultimo lato. Grande Girussa, Piazza Girussa 46. La cucina storica. È per tutti. C'ha ricette da 1000 anni. La pizza c'è sempre stata. Però sta combinazione tocca farla capire. Abbiamo. No? Diciamo, ma come che è? Tanti vecchi passavano a testaccio e dicevano, ma questi fanno queste cose strane, come cose strane? Ci sei cresciuto con la trippa? Ah, pizza bianca, non c'è niente più normale. Dal trapezzino diciamo che è nato un filone del cucinato dentro ai panini, no? Sì. Cucinato troppo. Che non è un panino il trapezzino, sì. Però c'erano esempi storici, sempre stato l'Ampledotto a Firenze, e la Milza a Palermo, però poi sono nati tutta una serie di anche copie. Proprio triangolari, cioè l'angoletto di pizza oppure una ciabatta tagliata, insomma cose che sembrano e a volte hanno anche il nome trapezzino e noi l'abbiamo registrato. Non è che poi veda uno che fa un panino storto, triangolo, però chiamarlo trapezzino, cioè. Ma qualcuno ha ripetuto il nome non pensando che di copiare, pensando che c'è qualcosa storica di Roma. Oddio, 10 anni sono tanti, quindi.
Poi siamo arrivati a Milano senza conoscere Milano e senza aver girato più di tanto. Sono andati a vedere un locale, una gelateria, un bar, di un signore che voleva cambiare marchio, voleva mettere trapezzino. Sicuramente è la città più dinamica. Una città dinamica. Piccolina, organizzata, tutti si muovono. Non la conosco. Si fanno più cose, guarda. Non la conosco, so che dicono sempre che la cosa più bella è il treno per tornare a Roma, però andiamo con molto rispetto, abbiamo pensato di non fare un trapezzino con midollo e zafferato, insomma, per il momento. Magari facciamo un trapezzino ma con la cotoletta, non la cotoletta nel trapezzino, perché abbiamo un reparto di pasticceria, il trapezzino. Ci porteremo presso un po' di romanità anche nel bere, perché portiamo delle etichette di vino laziale e ci concentreremo su una lista di vino della Lombardia. Civica, via Marghera 12. Senti, che famo? Andiamo a Milano? Andiamo a Milano, va. Ci vediamo a Milano.